Ciao a tutti ragazzi, sono Facos Game Over e bentornati su Dragon Ball Z Kakarot. E noi ragazzuoli andremo a cercare, andiamo a casa da zia Nostaccio. Nello scorso episodio abbiamo affrontato Vegeta con Zambon e la sua trasformazione. E Vegeta aveva recuperato le sfere d'ago tolte da Freezer. Ma poi Vegeta le ha fatte togliere da Krillin in mano. Però no, che cazzo fai qua? Stavo dicendo che andiamo a far risvegliare Gohan il suo potere, ragazzi. Gohan, qualcuno si sta avvicinando. Impossibile, Vegeta. Gohan, qui ci penso io. Tu vada dalla zia Nostaccio. Ok. Avete un bel coraggio. Ora dammi la sfera del drago. Con 4 stelle oppure... Di che stai parlando? Non fare il fitto Toto, o ti farò aprire la bocca con la forza. Sorprendete. So che puoi liberare il potere latente. Esatto, e tu ne hai decisamente in abbondanza. Tuttavia, sento anche un grande resistenza di sbagliare quel potere e richiedere un grande sforzo. In realtà, ha dei freddi. Non preoccupati, basteranno poche domande. Poi libero la tua potenza dormiente. E ti pareva queste domande. Ora libera la tua mente e rispondi. Vabbè, rispondi. Figliolo, cosa pensi della forza? Oh, Yara. È fondamentale. No, non pensi veramente. Su, riprova. Mi fa paura. Sì, per te la forza è qualcosa di spaventoso. Ma non è tutto, so che anche tu comprendi il potenziale. Andiamo avanti. Dimmi, quando va usata la forza? Mai, sempre esiste per questo, solo quando serve. Esatto, la forza va utilizzata solo se necessario. Ultima domanda, vediamo. Dopo aver avuto la forza, per cosa combatterai? Raga, prima che rispondo all'ultima domanda, nello scorso episodio Gohan aveva recuperato anche la sfera di drago che Vegeta aveva buttato in fondo sott'acqua. Era riuscito a recuperarlo. E mo adesso Vegeta la sfera che aveva dato il Krillin nello scorso episodio. Se lo siete perso, ha dato a recuperare. Allora, per il potere tutti vita? Sì, è per questo che tu combatti. Penso solo a questo e rilassati. Sì, iniziamo. E poi ragazzi, vi informo che... Amadori, quanta esperienza! Dicevo, raga, vabbè, laggiù c'è qualcuno e lì chi si è nascosta con la spada. Aspetta, Vegeta, no! Ecco una Ile, vattene, non ti lascerò entrare. Vuoi morire anche tu? Ricepita la forza di qua. Sento una forza straordinaria lì te. Ho capito, allora anche Kakarot è qui. No, ti sbagli? E Gohan. Cosa? Tu, come hai fatto ad aumentare la potenza all'improvviso? Dai come ti spacco il culo. Dede, avvisa subito tutti. Di loro che una grande forza sconosciuta si sta avvicinando a Namek. Sì. Qual è sta forza sconosciuta? Sentite, la zia Nostaccio dice che qualcosa sta arrivando sul pianeta. Deve essere Goku, ovviamente Goku è arrivato. Dici, ma io percepisco diverse aure. Diverse aure? Non saranno 1, 2, 3, 4, 5. Maledizione, non c'è dubbio, questa è l'aura della squadra Gino. Quel dannato Freezer ha chiamato la squadra speciale Gino. Voi, datevi subito le sfere del drago. No, assolutamente no. Prometto che non vi attaccherò quando avrò la vita eterna. Non ci cascheremo.
Statemi a sentire. Ogni membro della squadra Ginyu ha una forza pari alla mia, se non superiore. E sono i 5. Inoltre hanno gli scout e chi ci troveranno ci uccideranno immediatamente. Non c'è scelta. Lasciate che vi diventi immortale, è l'unico modo per sconfiggerli. Probabilmente dice la verità. Percepisco 5 auree temetemente malvagie in arrivo. Ma così saremmo venuti qui per nulla. Le sfere d'ago possono esaudire i tuoi desideri. Potete esprimere anche il vostro. 3. Non solo uno. Sbrigatevi, altrimenti saremo tutti spacciati. Va bene, seguici, ma farai meglio a mantenere la tua promessa. Maledizione. Vola con tutta la forza. Allora, raga, vi dicevo che è uscito il DLC 5 di Dragon Ball Z Kakarot, ovvero quello del torneo, 20° torneo Tenkaichi. E ancora non ho preso il DLC. Quando finiremo tutta la serie del gioco, ditemi nei commenti se va bene, mi porto la serie con gli altri contenuti del DLC, ovvero quello 1 e 2. Fatemi sapere se voi nei commenti va bene. Ecco la squadra Ginyu. Ma che cazzo sto vedendo? Non è proprio contento di queste pose. Vi stavo aspettando. Jeez, Butter. Guldo, Recom. Grazie, Lord Freezer. Aspettiamo ultimamente. No, unimente i suoi ordini. Il traditore Vegeta è fuggito dopo aver rubato le sfere che avevo raccolto. Trovatelo e fatelo soffrire, ma portatemelo qui vivo. Lo consideri già fatto. I nostri scout hanno già individuato la posizione di Vegeta. Vuole quella degli altri. Lord Freezer, e qui c'è lo scout che ha ordinato. Grazie. Allora noi andiamo. Siete tutti pronti? Mazza, che animazione che fanno vedere. Però Bulma, portiamo via questa sfera. Cosa? Che sta succedendo? Quello non era Vegeta? Allora, Coria, nascondi a Vegeta. Allora, dov'è la... Ah, ecco, via, let's go. Allora, raga, vi dicevo, ho appena acquistato i DLC, ovvero quello 1 e 2. Quando avevo completato il gioco al 100%, fatemi sapere nei commenti se vi va bene lo stesso, se ci porterò la serie. Però vi prometto che vi porterò lo stesso quello del 20° torneo Tenkaichi. Non voglio combattere con questi figli di una vacca. Diamonine subito esperienza. Meglio così. Saliamo di livello botto. Ottimo. Molto bene. Ecco le altre sfere da co... No, merda. Sono già arrivati. Ecco giù, è venuta a scassare palle. Comunque ragazzi, vi prometto che quando avevo acquistato poi DLC 5, vi prometto che vi porterò la serie. Voglio sapere voi dai commenti se per voi va bene che vi porterò gli episodi di DLC dell'1 e 2. Fatemi sapere nei commenti, raga, che io ve lo porto stesso. Sapete che io mantengo le promesse. Adesso li blocca e... Mazza. Li paralizzate proprio... Alla velocità di Flash li ha presi subito. Come se un po' raga Hit che blocca il tempo. Allora, bene, così le abbiamo tutte e sette.
Ora tocca a voi. Vegeta, mi occuperò personalmente fatti Sofì. Non è giusto, capitano. Anche l'altra volta hai ottenuto per te la parte migliore. Così non vale. E va bene, Rekome, tu occupati di Vegeta. Gudo, tu pensa ai due piccoletti. Visto come sono complessivo? Sì, sei Massimo. Che coglione. Nel frattempo io porterò le sfere a Lord Freeze. Ovviamente potrà avere la vita eterna. Tu disgraziato. Bene, Gudo, sistemiamo quei due per primi. Non è giusto, finirò in un attimo. Ok, sei pronto? Sprigiona la tua potenza. Vai raga, devastiamo. Siamo di velo 21. Ah, vabbè, di velo F5 sto di più. Che cazzo fa? Oh madonza, che cazzo mi... Mamma mia. Che cazzo fa? Paralisi. Il coglione che è Maseko. Che scemo. Mi calco palau. Vai. Vai. Allora, ci vuole un supporto e qui rifacciamo esplosione solare, tiè. Non lo facciamo bloccare. Vedi? Ah no, anzi. Vado il mio con il super Maseko. Opala. Mi carico l'aura. E all'attacco. Vai raga, lo devastiamo questo milione pieno. Beh, Maseko. E vabbè, non ma... Allora, che cosa vuole fare? Oh, paralisi. No, cazzo, allora mi ci sono finito come un idiota. Aia, ma brutto stronzo. Morte. Azzi. Ti alieni qua. Figlio di ognime. Via. Allontaniamoci tutti. Via, prima che ce li tiri addosso. E allontaniamo. No, come fa a prenderci ogni volta, zio cane? Aia, figlio di Giura. Non è qua, brutto nanetto di nibbia. Che cazzo fa? Oh ma che cazzo mi fai? Madonna. Oh madonna. Kiri, un'altra esplosione solare, ti prego, please. Meno male, yeah. Vieni cazzo di merda. Yeah, beh, super Maseko. Sì. Me ne levo dai coglions. Non c'è devasto, Gudo. Eh no, un'altra volta. Vediamo se ho devasto però. Ah, se posso di stu, sveglio raga, mi caga. Oh, senti, Gudo, ma è già... È già cagata a me. Vieni qua, ma la tengo. Ma te stai fermo, zio cane. Aia. E vabbè, che scherzo. Che fa? È un'altra volta. Yeah, super Maseko l'ha distrutto. Ma come? Nato. Mamma mia, questo mi culano. È un cacchio. No, si aggiuda, mi ha beccato. Sto a fango. Morto il sistema io. Facciamo una cosa. Quindi fai l'esplosione solare per favore. Grazie, intanto vi faccio la mia scarica che mo mi ha rotto i quattro testicoli. E siu! Ma un pezzo di omnime! Se ti voglio mammenare! Non ti voglio mammenare, pezzo di stronzo! Picchi qua buco di tua madre. Allora raga, meglio fare attenzione. Oh raga, c'ho la Cobo Z. Ma va a cagare quella paralisi. Ripetiti qua. Sì, porco giù, dai pedi. No, ma vabbè, raga. Come può la distanza, zio cane, a beccami? Me lo dici qua? Sì. E poi che? Tua madre quella scimmia. Veloce, bravissimo. Sì, buonanotte. Ma quanto dura di solito, raga, ripeto le scale.
E la Madoi. Un surrogato. Vai, Kobo Z all'attacco. Dai raga, diamogli un colpo di cura a sto stronzo. Yeah, pezzo di merda. No. Senti, Kudo, quella mossa fa cagare. Allora, eh sì, sono proprio un genio. Aia. No raga, è meglio se mi curo po'. Meglio se mi curo po'. No, me ne vado. E vabbè, ma che spara dei proiettili questo? No, va. Vabbè raga, mi dissocio che mi... mi blocca. Oh, senti, mi stai cagando le palle. Non abbiamo fatto... vabbè raga, non faccio troppe domande. Me ne vado, me ne fuio. Vabbè, questo non mi cu... oh, meglio. E mo... no, guarda, per qua te rimane. Vabbè, ora basta. Ti ammazzo. Muori di scherzia. Yeah, omine. Gadua, mamma mia, raga, ho fatto schifo. Vabbè, sacco di livello 22, quindi 18. Potevo fare meglio di così. Com'è possibile? Io, membro della squadra Ginyu, sconfitto da due ragazzini. No, posso crederci. Sei morto, coglione. Avete visto? Kudo si è fatto sconfiggere. Che guaio. Ora che ci manca un uomo, non possiamo più fare la nostra forza di battaglia. Che faceva cagare. Chiediamo al capitano Ginyu di inventare l'altra forza che si possa formare il 4. Ce l'abbiamo fatta. Sì, sei riuscito a resistere fino all'arrivo di Goku, sei mossato. Siete veramente degli illusi. Kudo era il più debole fra loro. La vera sfida inizia adesso. Eccomi, Vegeta. Adesso tocca a me. Voi due potete anche dargli una mano se volete. Giocherò con tutti voi. Ok, ma sarò con... ah, con Vegeta, buono. Ah, vabbè, sono di livello 27. Lo devo fare tutto. Aspetta. Oh, no. Allora, io schivo, ma... oh, coglione. Cannone Gali. Oh. E becca testarà. Che cazzo è successo? Ma che ha fatto? È evitata la mia mossa. Asco? Vabbè, glielo faccio un'altra. Sparo forte. Ma pezzo di merda. Mazza, che bella però almeno posso dare aspettare. Oh mamma. Meglio aspettare finché non li finisce effetto, raga. Eh sì. Oh, vuoi esaurire sta cazzo di scacchi? Non mi mette di record. Me ne levo dalle palle. Ecco, questo. Dai, beccalo. Oh, Ege. Oh, mamma mia. Via. Sì, vaffanmo. Oh, mamma mia, raga. Sto per me da più veloce, po'. Oh. Era... ma cazzo è andato? Ah, eccolo. Yeah. Vabbè, no, io ho fatto una mazza di cani. Ah, sì, quindi. Vai. Vabbè, ho sbagliato. Sono un coglione. Che scemo. Botta. Via, lontanati, andiamo, c'è di più, legge.
meglio. Oh mamma 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 mamma. Meglio aspettare prima di attaccare. Aspettiamo prima di attaccare, raga, che se no moriamo come miniatore di re. Eccola! Vaffanmo. Ma vai a cagare! Che culo! S! Ok, qua a livello 23, Vegeta 28 e qui livello 1. Meno male! Che culo! Mamma mia, che figata! Adesso abbiamo l'appo finale! Porca boia, che figata! Vabbè, è sopravvissuto. Jimmy Undo a Cocomarida. Sa, solo solo Hajimeyoze. Mizzica. Prendiamo un po' di roba. E mo, capitano Ginio, portato e spera a Freeze. Un magnifico lavoro, capitano Ginyu. Non mi aspettavo che avresti occupato tutte e sette sfere del drago così in fretta. Non c'è onore più grande di ricevere le sue lodi, Lord Freeze. La vita eterna che ho tanto sognato e finalmente a portata di mano. Allora cominciamo. Sfere del drago, donatemi l'immortalità e l'eterna giovinezza. Ti servirebbe la lingua dei namecciani, coglio, perché tu non la conosci. Ti servirebbe un namecciano, perla! Non hai funzionato, tiè. Non sfunziona, pistofica. È già diventato immortale, signore? No, non mi sento cambiato. Deve esserci una specie di codice segreto. Mo ci ha capito sto coglione. Magari una frase nota soltanto ai namecciani. Dobbiamo costringere uno di loro a parlare. Percepisco le tracce energetiche di te namecciani. Per fortuna qualche abitante è sopravvissuto. Se vuole posso occuparmene subito, Lord Freeze. Grazie, ma è meglio che ci vada io. Ormai so come trattare con queste creature. Capitano Ginyu, tu resta qui a sorvegliare le sfere. D'accordo, non la deluderò. Molto bene. E adesso... sopravvissuto sto connotto. Papà. Sono davvero dei rifiuti. È il momento di dare loro il colpo di grazia. Eccolo raga, Goku in arrivo. Cosa è stato? Da dove arriva quella astronave? È Goku. È arrivato finalmente. Finalmente raga. Vabbè raga, ho preso Akogan. Vabbè, non fa niente, godo. Mi ha fatto di quelle volte paralisi. Che mi aveva scassato le palle. Ecco Goku finalmente. Alleluia! Ecco Goku San. Finalmente è arrivato Goku. E vai. Gli spaccherai il culo. L'eroico eterno di Goku. Ragazzi, questo lo potremo vederlo anche nel prossimo episodio di Dragon Ball Z Kakarot. Esperienza Goku. Abbiamo tutto per po'. Sono a livello 27. L'attacco spera Genkidama di Goku è ora disponibile. Bellissimo. Raggiungi Guan e Krillin, ma lo faremo nel prossimo episodio. Spero tanto ragazzi che il video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale. Se non avete ancora fatto, condividete raga, che nel prossimo episodio andremo a affrontare Recom.
Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi, premete la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video, condividete e commentate se questo episodio vi è piaciuto. E noi ragazzi ci vediamo per un prossimo episodio. Ciao ragazzi!